mio Dio, ti hanno tagliato un braccio! E tu chi sei? Non mi interessa della tua vita, ma vomiti come un'idrovora! È questa qui che vi ha fatto questo! La Lunch Lady! Anche oggi, per il divertimento di tutti voi, ho una nuova sorpresina, un nuovo blocco che vi posso far vedere. Questo... Che cos'è quell'affare? Ma io cos'è? Serve una cassaforte! No, è una cassa mortuaria. Questa è una cassa dell'obitorio. Si chiama proprio no, così. Ma lo sai, quelli mi fanno troppa paura. Venite, ma non è che c'è un corpo dentro? Non lo so, ma lo voglio scoprire. Mi sono affascinato a questo oggetto perché l'ho trovato. Sapete che io ogni tanto cerco le celle, giustamente, perché altrimenti poi non sapremmo che cosa far vedere. E l'ho trovato fuori da una delle celle. Quindi adesso andremo a vedere e provare ma che l'hai cosa. L'hai preso senza dire niente. Sì. Dai, almeno dici. Beh, te lo sto dicendo adesso. Ho preso una cassa da morto. Lion, allora... ogni volta porti dentro roba che potrebbe essere pericolosa. No, allora non fare la cagasotto, per favore, ok? Non facciamo il cagasotto. Andiamo con coraggio. Cosa vuoi che succeda? Almeno facciamo una cosa. Lo metto io. Perché tanto questo sicuro magari... esce qualcosa. Sì, questo lo potrei apprezzare, effettivamente. Allora tu esci esco. Fuori, mi raccomando. Mamma mia, no, che paura, ce l'ho in mano. Ah, chiudiamolo dentro e... L'ho già chiuso. Prova a appoggiarlo per terra, vediamo che cosa succede. Lo metto. Ok, l'ho messo. Oddio, che paura. E vedete... proprio, sai quegli armadietti dove dentro mettono i corpi, no? È un frigo! Tipo, prova ad aprirlo, vediamo se... No, Lion, se esce qualcosa che faccio, però... quanta paura che hai, dai, prova ad aprirlo, cosa succederà? Io premo, vado? Sì, vado. Sì, vai. Niente? Non si apre! Non si è può tipo aprire, chiuso. È chiuso! Serve, sicuramente serve qualcosa per aprirlo! Magari va una spaccato chiave? Per farlo aprire, può essere... No, Lion, non spaccarlo! Però effettivamente potrebbe essere bloccato e chiuso, ma fidatevi della mia intuizione se vi dico che qualcosa da qui dentro deve uscire. Allora magari troveremo la chiave. Non può è essere. Che magari esiste una condizione per cui si apre da solo. Secondo me troviamo proprio la chiave e potrebbe essere che, visto che io questo oggetto l'ho trovato nell'SCP di oggi fuori, magari la chiave è dentro. Oh, speriamo! O magari qualcosa per forzarla pure, perché sembra onestamente forzabile. Io non lo vorrei aprire. Ma la smetti di essere così spaventoso. Basta, non ti devi cagare addosso. Certo, è nella cella, non può mica non uscire. Non può succedere in caso. Niente, infatti, è una cosa tranquilla, tranquilli. Adesso torniamo indietro e attraversiamo il portale e arriviamo dritti dall'SCP di oggi. Che ma hai sbirciato qualcosa sì, oggi? Sì, se non ho capito male, mi sembra di capire che potrebbe essere una nostra... vecchia conoscenza, non vi voglio dare troppo indizi. È una cosa che abbiamo già visto. Allora, vedete sta carne? Già qui dovrebbe dare un po' un indizio. Ma c'è un piatto su un piatto. Che schifo. Carne e piatto. A me già da qui mi ricorda qualcosa. Non so a voi, però carne, piatto. Lion, ci sono tante cose che cucinano, magari mangiano tantissimo. Cos'è questo? Beh, io non voglio darvi altri indizi. Io penso di aver già capito. Ma ho paura, e se fosse qualcosa che non so, che distrugge il mondo? No, questa non distrugge il mondo. Questa distrugge i corpi. Distrugge è tipo un macellaio. Però non è Mr. Meat. Questa Lion, è un'altra. Fermati. Quasi la moglie. C'è una porta che mi fa proprio paura. Sembra uno scantinato. Cosa c'è lì? Ah, vediamo. Magari ci tiene tipo non una cella. Mi piace. Eccola, è lei. Però Dio mio. Ah, mi piace lei. Lunch Lady. Ve la ricordate? Brutta io come la fame. Io non me la ricordavo così brutta però. Lei è una fa un grugno brutto. È un grugno terribile. Guarda, sembra un treno che ti si avvicina la notte con quegli occhi giganti. No, Lion, che paura. Andiamo via, ti prego. Non voglio neanche guardarla. Oh mio Dio, ma se la incontriamo è orribile. Lei è forte. Quasi più forte di Mr. Meat. Anzi, secondo me è proprio più forte di Mr. Meat. È piena di carne poi però, questa zona. Però tenete presente che noi siamo alla ricerca di questa chiave. Magari riusciremo a trovarla. Perché potrebbe essere la soluzione pensi di quella cosa. Pensi che ce l'abbia lei? Magari sì. Oh mio Dio. Quanto è grosso. Oddio, ma è enorme. Credo che sia lei, lo sai. È un po' diversa. Buona ma... fortuna, io vado via, guarda. Vi guardo dal monitor. Ok, è una cuocona anche lei. Andiamo, Anna. Ma hai visto che coltellaccio che ha? Certo, deve tagliare le persone. Lo sai che lei non è che macella i polli, Anzi, macella le persone questa maiala. Ma che schifo. La chiappo, Tu stai pronta? Mi apri la porta? Stai attento. Ok. Ce l'ho, allora entra con oddio, me. Oddio, che paura. La mettiamo qui nell'angolo, Anna, ci sei? La chiudi? Ci sono, la chiudo subito, aspetta, perfetto. Mamma mia, guarda quanto è grossa. Tra l'altro ho notato che in questa zona i blocchi sono diversi. Quindi è probabile che sia un po' simile a quelle aree che trovavamo dove era tutto HD. Anche qui lo è, ma diversamente. Tipo questa cobblestone che tu hai piazzato, non è normale? Hai visto com'è strana? Non vedo niente? Perché non vedo niente neanch'io, ma sei ancora qui? Sono ancora qui. Che succede? Non ne ho la più pallida idea. Non è cambiato niente, mi pare. Forse una scala. Ma io sento un rumore da fuori o sbaglio?
Hai ragione, è un battito di un cuore, Anna. Lo senti anche perché? Tu? Perché? Oh, no, no, non vedo niente di nuovo. Allora, lei è sempre lì nella sua zona. Però effettivamente sento anch'io un battito. Lion, ho paura, ma che succede? Non so se nel video si sentirà, però si riesce proprio a sentire un battito di un cuore. Lion, sul tavolo! Oddio, sono non questi? C'era prima! Sono cuori, Anna. Questi sono cuori. Che schifo! Che schifo! E guarda che stanno comparendo, se non ho visto male, sui vari tavoli. Sono dei cuori piccoli. Ma che te li devi mangiare? No, ti pare? Che schifo! Che schifo! Sono sui tavoli, a fianco ai piatti. Guarda, guarda, sono pulsanti, Anna. Li vedi? Si riempiono di sangue. Ma è disgustoso, guarda, si muovono. Senti che casino che fanno. Cioè, se ne sentono tantissimi. Anna, tieni una spada in mano, perché non si sa mai che da questi cuori possa uscire qualcosa di brutto. Mi sta avvenendo l'ansia. Questi cosi non mi piacciono. Io sto provando anche a toccarne uno. No, oh, ma che schifo! Perché? No, no. Non si può, non si può. Te lo mangi in un boccone, vai via, entra per adesso. Va bene, allora io entro, Anna. Tu vienimi appresso appena ti dico. Stai attento. Non entrare subito però, fai che sia io a espormi. Oh mio Dio, oh madonna, che Oddio! Faccia. Oddio. Ma perché è sempre più brutta di come la ricordavo? Cioè, Lion, che succede? Non è una cella questa, questa è una gabbia per i polli. Cioè, sta maiala ci ha messo dentro una gabbia per i polli praticamente. Cosa, vieni, siamo prigionieri? Anna. Sì, sì, tipo, ma tu sei anche da un'altra parte rispetto a me. Io sono come? Dentro questa non gabbia. Non sono con te? E tu sei di fronte a me, nell'altra gabbia dove c'è... Oh mio Dio! Una ghigliottina. E oh, lei è c'è fuori! C'è anche lei! Oddio, Telto! Guardala lì, si guarda da sola, si specchia in quell'immagine schifosissima, uguale a lei. Mi si avvicina alla rete, Anna, aiuto. Che cosa faccio? Oh, Lion, che vuole? Sta guardando il piatto? Ah, mi sta dando da mangiare, forse? O forse sta aspettando che io le dia qualcosa. Effettivamente. Oh mio Dio, ma stai scherzando? Avevo spizzato qualcosa qui, eh. Praticamente c'è. Oddio. No, mi sembra eccessivo. Oddio! Anna, c'è scritto tagliati il cuore da me. Cattio. Oh mio Dio, da me c'è scritto tagliati la mano. Meglio la mano del cuore, però. E infatti mi ha scritto give me your heart. Oddio! Ma che da me devi dammi dare? La tua la... Oh mio Dio. Ok, ok, allora mi avvicino alla sega rotante. No, non ci credo. Oddio. Oddio! Oh, cosa che ho? Che rumore era? Raga, ripugnante. Dalla Lion. Mia skin si vede che io non ho il cuore. Cioè, praticamente mi manca. Mi Ma si te è lo sei aperto, strappato via. Mi sono tagliato via con la sega rotante e mi sono preso in mano il mio cuore. Anna? No, lei. Che rumore era? Oh, mio Dio! Anche tu hai perso la mano? Perché io ho sentito un non verso. Ho più la mano. È meglio la mano del cuore, comunque, fidati. Cioè, il cuore è peggio. Io non vedo niente, però, se mi metto la maschera un attimo antigas, dovrei ripristinarmi la visuale. Ma devi dargli a lei il tuo cuore. Sì, non è che per se forza. Lo mangia come prima. Anna, anche tu le devi dare il braccio. Lion, è nauseante sta cosa. Ma se l'è venuta già a prendere, mi sa. Ok, io le ho dato il cuore. Gliel'ho dovuto droppare perché nel piatto non riuscivo nemmeno a metterlo. Infatti, guarda. Oh, l'ha messo a terra? Ecco cos'erano quelle robe. Sono proprio cuori, eh. E quello era il mio. E se l'è mangiato, Anna. Che schifo. Oh mio Dio, che schifo. Anna, ti vedo. Ti vedo che ti manca proprio il braccio. È raccapricciante. Ma te, ti vedo che hai un buco in petto. Però c'ha aperto, eh. Tecnicamente possiamo uscire. Con un po' di attenzione. Però possiamo uscire. Madonna, Mamma Anna. Mia, che paura. Ma io non ho paura. Guarda lì, che buco che hai. Ma anche te. Cioè, ti giuro, mi fa impressione vederti che non hai una mano. È terribile sta cosa. Vabbè, non ti succede niente. Tieni sempre la spada in mano. Non ti voglio vedere con altro in mano. Devi tenere la spada in mano. Va bene. Okay. Però Lion, non preoccuparti. Perché ti ricordi che c'era l'SCP che curava qualsiasi cosa? Sicuro anche te. La pillola, la panacea, giusto si chiamava, Anna, quella. È vero, potrebbe... Com'è possibile che ci fa ricrescere una mano e il cuore? Vabbè, però lo fa, fidati. Allora, ho trovato una particolare leva arrugginita, oltre che... Sangue, ossa, credo che colleziona i vari... Tipo è la sua riserva, sì. Questa, sembra. Che schifo, praticamente prima di noi c'erano altri prigionieri. Esatto, e lei li seziona, quindi mette tipo i cuori da una parte, gli occhi dall'altra. Capito, la pelle, la carne. Che schifo. Che disgustoso. Però possiamo procedere. Secondo me potremmo essere nella mappa proprio di Lunch Lady. Oh, oddio che paura, Anna. Oddio che paura. Mamma perché? Mia. Perché? Dietro gli angoli poi di nuovo. Che grugno e che pelata che ha, eh. Questa foto è anche più brutta del solito. Che brutta. Comunque potremmo essere nella sua scuola, effettivamente. In un certo senso sembrerebbe. Infatti questa è la sua mensa. Brava. La cucina. La mensa, la sua mensa. C'è ma sempre piedi, la sua faccia. Sta facendo? Guarda come le piace. Le piace specchiarsi in giro dappertutto a lei, eh. Piace mettere la faccia un po' in giro dovunque.
Sta mettendo, credo, da mangiare agli studenti, vedete? Esatto, ma hai visto? Lì ce n'è uno. Guarda lì, c'è vomito ovunque. Credo che non gli piaccia quello che gli ha dato da mangiare. Ma gliel'ha fatto mangiare a forza, penso. Guarda, allora, lì. Vediamo probabilmente cosa... sono parti di altri studenti. Ci sono occhi, cioè il menù è occhi, pelle, marcia, credo. E basta. Quindi o uno o mangi questa minestra che o ti schifo. Butti dalla finestra. Credo che lei stia controllando. Guarda che schifo, gli dà altro da mangiare a quello, eh. Ancora? Ma c'è no, non voglio neanche dirlo. Non so che se schifo. È morto, ma sicuro non sta bene. Non facciamoci vedere. Dai, un attento, ti prego. Passiamole tipo alle spalle, magari. Ho trovato una benda, Anna. Forse... Ah, vedi? Come nel gioco, è vero. Ti ricordi che era lo sparse in giro? L'ho usata però, purtroppo, non sapevo che si poteva. E l'ho consumata, mi ha un po' curato, volevo darla a te, Anna, in verità. È buono però, dai, magari ne troviamo altre e possiamo curarci da sta schifosa. Non ti agitare, Anna, calmati. Qua beh, c'è una... siamo uno senza cuore e un altro senza mano. Qua c'è un'uscita, con tanti oggetti da mettere insieme, forse per aprire la porta. Invece... ma non sappiamo cosa. Qua c'è un bagno. Possiamo entrare in bagno? Sì. È anche aperto. Già aperto, corri! Perfetto. C'è la parte delle donne e la parte degli uomini. Vogliamo mi vedere... Mi sa che ho capito, hai presente che nel gioco tu devi trovare le risposte del test? Sì, certo, sì, sì. Magari è quello che dobbiamo mettere in quei piedistalli. E infatti erano tantissimi, sicuro. Ma quanti sono, Lion? Erano tipo 10, 8. Non mi pare che ci sia niente però, eh. Dentro alcuni ci sono dei pezzi di altri studenti. Non parliamo nemmeno di quello che c'è qua dentro. Mamma mia. E qui c'è metà del codice, infatti. 3-2 è la parte terminale del codice. Dall'altra parte forse c'è il resto del codice. Vediamo subito. Speriamo che non ci sia lei con il bagno delle donne, l'anime. Mamma mia, sempre. Oddio, che è brutta. Ma chi ci va in bagno qui? Sempre la sua faccia. Occhio, oddio. Occhio. Oh, ma c'era qualcosa dentro, ho visto male. Ho visto anch'io. C'è un foglietto, però c'era anche lei, eh. È sparita? C'è un foglietto. Ah, le pagine. Hai capito? Perché lei ha le pagine. Quindi nel veramente gioco. Ci sono le risposte. Questa è la numero 2. Le risposte non lo so. Magari una delle pagine ci dice dov'è la chiave le del mortorio. Le pagine sono le... Esatto, le pagine sono le risposte al test. Tu quello devi recuperare. Ah, ok. Io ho anche la parte finale del codice, l'iniziale. 8832. E possiamo okay, procedere. Io mi ricordo anche dove era la porta. Ce n'era solo una col codice. Però non so che porta sia. Allora vieni, Anna, stammi dietro, mi raccomando. Ti non sto te dietro, allontanare. Non ti mollo un attimo. Allora, porta col codice. È là, guarda, dov'è lei? Nella cucina. Ah, ecco, ecco. Occhio, io posso sempre allontanarla un po'. No, lei ho spara di veloce. No! Oddio! Fa male, occhio, io ho anche la spada, Però non voglio usarla quando non serve. Lion, ti ricordi cosa succede nel gioco? Ogni pagina che prendi, lei si arrabbia sempre di più. È vero, noi ne abbiamo solo... Sì, ma quante erano quindi le pagine? Quindi man mano saremmo sempre più in pericolo? Nel gioco mi pare fossero 8. 8 sono tantissime, Cioè, spero che siano di meno, proviamo. 8, 8, 3, 2. Vieni, Anna. Vai, corri dentro, ci siamo? Non rimanere indietro, attenzione. Madonna, Madonna, ma cos'è questo? Il palcoscenico dove fai i suoi spettacoli? Che schifo, anche pieno di tavoli. È pieno di scheletri, altro che quanto mangia sta qui, guarda. Madonna, come li riduce. Oddio, è uscita dallo schermo. Oh. Ma che schermo? Ma che schermo? Oddio, è vero? Oh, oddio, attenzione! Oddio! Attenzione, 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 le sparo. Vattene, È entrata dentro, oddio c'è qualcosa. Non voglio seguirla, però credo che dovremmo prima o poi. Mi sa che quella è la strada. Anna, so che non hai una mano, però tieni tu questo, raccoglielo, non so. Oh, che schifo. È il mio cuore, non so perché l'abbia portato qua. Ma te lo puoi rimettere. Guarda Anna, c'è anche tuo braccio. Però non penso che tu te lo possa riattaccare. Lascialo là, lascialo là. È meglio. Possiamo entrare nel suo quadro oppure qua in questa specie di fornace. Non so quale sia meglio, sinceramente. Proviamo qua. Non ne ho la più pallida idea. Oh, guarda, c'è un'altra pagina. È vero. Pagina 1. Ne abbiamo due adesso. Ok, hai la 1 e la 2. Ne mancano 6 in teoria. Prenditi quella benda, Anna. Che sia mai che ti può curare il braccio. Non credo. Ma più che altro mi sembra che tra le fiamme c'è qualcosa. Sì, c'è un'altra leva. La leva per le scale. La chiave delle scale. Mi ricordo che anche nel gioco bisogna salire le scale. Ah non sì, c'è l'altra altro. Porta chiusa del corridoio, è vero. Andiamoci, proviamo a seguire tutte le tracce. Prima però darei una spizzatina. No, infatti, vedi. Pagina numero 3. Era nascosta. Teneva nascosta. Lei non è scema, Anzi, sembrerebbe uno di quei mostri che ragionano bene questa qui. Continuiamo, vieni Anna, seguimi.
Dobbiamo arrivare... C'era un'altra porta nella mensa. Esatto, però devi stare attento perché hai 3 pagine. Quella sarà arrabbiata nera, dov'è adesso? Non lo so, Anna, tu stai pronta se la vedi? Spadala. Non ti preoccupare, ti copro le spalle. Ma devi andarci proprio pesante, la devi spadare di brutto. Eccola, oh, eccola. Oh, quanto è veloce. Eccola, veloce. Anna, vai, 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 spadala, spadala. Corre. Non ti farà ammazzare, eh? Spadala, non ma non ti farà ammazzare. Non ti preoccupare. Oh, Lion è arrabbiatissimo, questo qui arriva al punto che ti abbasserà un colpo. Però vedi che comunque sparandole fa male, cioè indietreggia se non altro. Quindi abbiamo un'arma secondo me buona dalla nostra parte. Però abbiamo trovato le scale e possiamo andare al piano di sotto. Però aspetta. Il piano di sotto sembra tipo franato, vedi? C'è tipo una specie di... Sono gli stessi blocchi di prima ma tipo distrutti, secondo aspetta, me... Aspetta, io ho una pala se vuoi. No, no, si vabbè, può togliere anche a mano. Vabbè, spacca tutto veloce, tanto fai veloce. Ah, aspetta però, perché qui io sento rumore di cuore di nuovo, eh? Occhio. Oh no, lei, c'è lei sicuro? Non è che ne ha uno e lo sta balciando adesso? Secondo me ma sì. Ho paura. Secondo me è proprio così. Ha preso qualcosa da qualcun altro? Sicuramente ha la sua scorta, no? Di persone da mangiucchiare. C'è un'altra pagina. Pagina numero 4. Ne abbiamo 4 no, adesso. No, adesso siamo è la fine per te. Siamo a metà dell'opera. Qui dentro le casse non mi pare che ci sia niente. E non riesco neanche a capire dove siamo. Però c'è di nuovo lei. C'è e lei. Infatti, guarda, guarda, ha un cuore. Chissà da dove l'ha preso quello. Da chi l'ha preso quel cuore? Magari è un altro degli studenti. Se l'è mangiato. Se l'è mangiato di nuovo. Dio, che schifo. Che schifo. Se l'è proprio divorato in un sol boccone, praticamente. Un attimo c'era. E un attimo dopo il cuore non c'era più. E ma qua è frenato tutto qui. È vero, eh. Vieni, Anna, vieni, seguimi. Mamma stai mia, attento. È di brutto, tutto crollato. Bisogna stare attenti perché questi blocchi di mattoni sono cedevoli. Vedi come cascano via. Vieni, eh. Ti crollano in testa, magari ti ammazzano pure. Vieni, vieni, passami a fianco. Attenta, che c'è di nuovo lei. È davanti alla pagina, però, attento. Posso spararle, se voglio. Però magari è meglio di no. Se lei non ci vede, noi facciamo finta di niente. Ne abbiamo 5. Esatto, cerchiamo di passare inosservati. Vieni, stammi sempre dietro, non ti perdere. Sono Anna. Sono sempre dietro di te. Nelle casse, sempre niente, sono vuote. Speravo di trovare, ma che schifo, qualche carne, non lo so. Tanto quelle maneggia quello. Ma questo è il corridoio, sembra. Scuola, per forza siamo questo è il corridoio di una scuola. Qui ci sono le aule. E pagina, ancora un'altra. Ne abbiamo 6. Se sono davvero 8, ragazzi, stiamo... praticamente alla fine del lavoro, eh. Ma Lion, le ultime 2 magari sono le più difficili. Non cantar vittoria. Vieni, magari vieni. Una la ha lei. Potrebbe essere, in fondo alla strada c'è l'ufficio del direttore. Che mi ricordo ci serviva da entrare anche lì dentro. Qua c'è l'aula di chimica invece. E pagina non ce n'è. Ma c'è però la chiave. C'è la chiave. Ed è la chiave che ci serve. Proprio quella dell'ufficio del direttore. Oh, oddio, Lion! Lion è impazzita. Oh mio Dio, guarda quanto corre! Non la prendi mai questa, eh? La vedo grigia anch'io. Però oh! Attenta, Anna, La spado con la mia spada, quella forte. Se la becco. Prova, c'è troppo veloce! Vai, se corri, la becco con questa, ti giuro che la ammazzo di brutto. Così l'ammazzo si pensa di esserti venuta addosso. Mi sembra che sia scappata. L'ho vista proprio correre. Per scappare, quindi forse le ho fatto davvero male questa approfittiamone, volta. Approfittiamone, andiamo nell'aula del preside. Ok, aula del preside, siamo dentro. E che cacchio è sta roba? Una sedia? Con i trofei? Oddio! Pagina 7, ok. Mi sa che quello è il preside. Mi sa che il cuore che lei si stava mangiando prima è del preside. Buono, eh? Un cuore pieno di bontà. Allora, adesso ne abbiamo 7. Abbiamo visto tutte le stanze. Dov'è l'ultima? L'ho vista, l'ultima. È in mano a lei. La vedo proprio lì. La vedi, Anna, che ce l'ha in mano lei, l'ultima è pagina? È vero, ce l'ha lei. Lo sapevo che l'aveva lei. Però non puoi usare quella spada, altrimenti gli dà fuoco alla pagina. Non ti agitare, che mi fai venire l'ansia. Adesso l'ammazzo. E quando sta per morire, cambio arma. E la ammazziamo con la spada normale, ok? È tipo un confronto all'americana, vedi? Dal lato esterno, esterno dai, del corridoio. Vado, 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 vai, vado. Uccidi, uccidi, vai, vado, vai, vado, 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 vado. Di dai. Più, di più. Sei forte, ma io scappando. Anche. È vero. Vieni, Anna, seguiamola perché di brutto. Perché sta scappando? Perché non vuole farsi prendere la pagina. E il mio spadone fa male di brutto, oh, sorella. Dio, Dio. Fa dai, male. Vai, uccidilo, uccidilo, vai. Sto facendo un po' fatica. La sento non soffrire. Usare, non usare più. Fa tipo un verso quando le faccio male. Senti, fa tipo perché una maiala. Ma non ha più la pagina in mano. Non ha più la pagina in mano, ma io la voglio ammazzare lo stesso. Non si sa mai. Magari l'ha appoggiata da qualche parte. Lei stava di là, magari l'ha messa di là. A vedere. Ma tipo no, non l'ha messa di qua. Non l'ha messa da nessuna parte, neanche qua. Ma non l'ha neanche data a terra? Forse 1, 2.
No, io ne ho 7, non ne ho 8. Oh, dov'è finita? Anna, com'è possibile? Per caso ce l'hai tu? Perché può essere che l'abbia droppata, eh? Spesso succedeva che la mollavano per terra quando erano in difficoltà. È già messa lì a posto, che ne sai? No, dici che sconfiggendola lei l'ha portata già al posto, ma non l'abbiamo vista andare verso di là, eh? Io non sono Andiamo sicuro. Andiamo a vedere. No, di qua non c'è proprio per niente, sono sicuro. Mi sono fatto il giro di tutti gli scaffali e non c'è niente. Torniamo indietro, proviamo a controllare, magari effettivamente là. Stai attento però. Ma tu ti ricordi la strada, Anna? Di qua dobbiamo andare, vieni. È una dietro. Via sola, Lion. Però lei è arrabbiata nera, tutte le pagine adesso. L'ultima, in realtà io non sono sicuro, eh. Se arriviamo lì e non c'è, siamo fregati. La strada, Anna, di qua? È la l'unica porta. È questa qua. È stato quello in legno. Vediamo, eh. Allora, sì, mi sa, sì, c'è l'ultima pagina. Se non ne hai messa neanche una, l'ha messa lei. L'ha messa, ok. Allora, una. Tu controlla, Anna, che non arrivi. Fai presto, Veglia. Ti prego. E quattro. Poi questa. Le metto in ordine sparso, tanto non ci sono. Dai, ne mancano pochi, vai. Non ci sono segnali, quindi le metto a caso. Non la vedo, intanto. Ok, perfetto. Le ho aperte, le ho posizionate tutte quante. E si è aperta la porta finale. Oh, vai, meno male. Ce l'abbiamo, eh. Che schifo, il suo token è tipo una palla di carne, una specie di cuore. Tutto, guarda Anna, tutto che malato. Che schifo, mio Dio. Senti, tappaci dietro che non si sa mai. Perché ho visto Dio, roba. Oh mio Dio, sta buttando cuore in giro. Ho visto un cuore li sento, mamma mia che rumore. Fanno tutto questo battito continuo. Però per il momento ce l'abbiamo fatta. Occhio perché lì è là dietro, Anna, è di brutto là dietro. Oh mio Dio. Maledetta. Lion, out.